Cominciamo quest'ultima parte di giornata, riprendendo il discorso dello slalom, e poi a metà cominceremo ad introdurre quello che sarà poi l'argomento della seconda lezione, cioè la curva. Chi mi ripete slalom? Come si deve affrontare? Teoria, a livello teorico. Quindi Esatto, posizione base standard, sì. facendo pressione sulle pedane sul lato interno. Ok, Quindi quindi se curva a destra faccio pressione sulla alternando, pedana cambio di destra, ok. se curva a sinistra faccio pressione sulla pedana sinistra. Perfetto. Corpo rigido o Corpo molto flessibile che asseconda deve la moto. secondare, bravissimo. Perfetto, la moto. Va benissimo. E come posizione, ricapitolando sempre a livello di posizione, Posizione andiamo a sempre rivedere il discorso della posizione di base in piedi. sì, Quindi braccia all'impiedi aperte, con... gomiti aperti. Perfetto. Daniele, gomiti sembra leggermente più aperti, tendenzialmente ce l'hai troppo chiusi. Giuseppe, dov'è Giuseppe? Molto più short, sei troppo rigido. Dopo che ti ho fermato hai migliorato il discorso della posizione in piedi, però troppo rigido. Cerca di muoverti di più. Muoviti più short. Pure con le gambe, pure più rapido nei movimenti, muoviti di più. Perché anzi, forse prima ti muovevi leggermente anche di più, ma ho visto quei due o tre passaggi che hai fatto troppo rigidi. Mo anche con le gambe ti muovevi poco, stavi Sì, molto molto sì. rigido, molto fermo. Fletti di più short e gioca di più. Gioca la moto. Cioè voi il discorso è che con la moto, soprattutto quando fate questi esercizi, ci dovete giocare. Cioè non abbiate paura, anche perché nel momento in cui si sbaglia non succede niente. Anzi, noi facciamo questo per apprendere. E anche l'errore fa Del parte. gioco, sì. Va bene, quindi non abbiate paura, giocate, cercate di prendere quanta più dimestichezza e feeling è possibile con mezzo. Va bene. Lo sguardo sempre rivolto 2-3 metri avanti, perché voi dovete anticipare l'ostacolo, dovete anticipare le traiettorie, dovete anche, vi aiuterà lo sguardo alto, anche a saper scegliere anche le linee migliori. È chiaro che se io guardo qua e ormai sono arrivato, non potrò scegliere anche la traiettoria migliore o anticipare l'ostacolo, quindi sempre sguardo alto. Vabbè. Noi adesso io quello che mi interessa è guardare il primo tratto di curva, per cui fase di L'ingresso. staccata e ingresso. Il resto per oggi non Ci mi vediamo alla interessa. prossima. In staccata bisogna cercare di, nella fase di staccata bisogna cercare di affrontarla sempre, o meglio, quasi sempre esclusivamente in piedi. In piedi cercando, perché chiaramente stando in piedi si avrà il controllo della moto. In fase di staccata io andrò a portare il mio peso più sulla ruota posteriore in maniera tale da controbilanciare il peso della moto che tenda a gravare su davanti e mi raccomando rimanere in piedi quanto più a lungo è possibile, cioè evitare di sedersi 15 metri dopo, 15 metri prima, cioè sedersi solo quando la ruota anteriore ha fatto il suo ingresso dentro la curva. Quando ti siedi praticamente sul serbatoio e vai a caricare eccessivamente sull'avantreno. Siediti più centrale. Cioè voi qui dovete andare a richiamare tutte le cose che abbiamo fatto questa mattina. Per cui siediti molto più centrale. O meglio, siediti centralmente come abbiamo visto stamattina. Stop. Prendete sempre il birillo come riferimento. Quando passi con la ruota anteriore il birillo, lì ti siedi ed entri dentro la curva. E piede interno più alto, troppo penso quando ti siedi. E più in piedi anche tu. Cioè prendi come riferimento, io per questo vi dico, lasciate stare la velocità. La velocità oggi non Ma mi io sto interessa. cercando di piegare, più di piegare. Di piegare, però il problema qual è? È chiaro che Piega io io mi lento rendo conto qua. che se voi ora
che dovete acquisire una tecnica nuova. La facciamo sbagliata. No, pensate alla velocità. È chiaro che se pensate alla velocità, la tecnica nuova, farete fatica ad acquisire. Andate un filo più piano, cercando di acquisire la tecnica giusta. Anche perché la tecnica giusta poi dopo vi consentirà di andare anche più veloce di come già andate ora. Quindi cerchiamo di tralasciare un po' il discorso velocità.